Bene, ci riconnettiamo col telefono di Luca perché è già collegato alla Wi-Fi, quindi dovremmo essere a posto. Luca, eravamo Ok. rimasti, sì, abbiamo fatto vedere lo Space Invaders, Esatto. che chiaramente, come hai già specificato, deriva da questa Questa multi-ROM, multi-ROM. la cartuccia fatta dagli amici di Treviso. Qui ci sono, c'è il dip switch, 5 selezioni, dunque li regoli in base Ah, eccolo lì, alla vedete? combinazione. Sì. Ha In base alla combinazione, questo è l'elenco dei i giochi. vari giochi. E Ah, dunque in vedi? base metti su, metti giù, eccetera, quando combacia la inserisci, accendi Certo, e scegli a cosa vuoi giocare. certo, Questa è carina perché c'ha i giochi commerciali. Hai si attacca, struppimba, lì ci sono tutti i vari giochi, certo. addirittura il Vedi? basic nelle sue varie varianti, eccetera. Il Crazy Poker, il Crazy Cheeky, Ah, quello famoso che abbiamo due visto anche versioni di prima. Police Jump, in cui c'è quella col gorillone e quella col carcerato invece bianco e nero. Ah, Stone esatto. Age, che è l'ultimo gioco uscito per Creative Vision, di una rarità pazzesca. Davvero? Sì. Questo sono riuscito a recuperarne una copia sola e senza scatola. La scatola della versione Creative Vision io non l'ho mai vista. Non sono, Addirittura. Però sì, non sono riuscito a. Ho visto la scatola della versione finlandese, ce l'ho un amico. comunque hai il gioco. Beh, il gioco sì. Il gioco sì. Tank Attack, versione di tennis con Coca-Cola. Esatto, Quello famoso di cui stavamo parlando. il Dick Smith e il Wimbledon. Manca la quarta versione, che è Quella, quella che ho recuperato 2 anni fa. Questa cartuccia è esatto. stata fatta 4-5 anni fa, per E cui quindi ancora. diciamo non è So che aggiornata. stanno ristampando questa, ne hanno fatto mi pare 24 esemplari in prima tiratura, so che ne faranno altri 24, sono sempre in contatto con loro, sono dei cari amici. Nella versione prossima gli darò il tennis in più da poter aggiungere. Direttamente, certo. Poi ci sono i programmi diagnostici, il diagnostico A e il diagnostico B che abbiamo visto Quelli prima. prima, perfetto. Poi ci sono i programmi fatti in casa, dunque il basic versione modificata più veloce Ok. nell'esecuzione. Hapmon, che è una specie di monitor assembler per programmare il linguaggio macchina, ma è quasi inutile, è più un Ok. diagnostico. E poi il demo diagnostico fatto da Kurt Volok, che è il nostro amico austriaco, che testa l'audio e il video. E poi ci sono. Questa è una cosa che non vi ho fatto vedere perché non ce l'ho. La cartuccia della VCCS, il Verben informieren tedesco, è una roba pazzesca che è stata fatta dalla VCCS, che è una. Non so chi fossero questi, so solo che hanno prodotto questa cartuccia in cui anche la plastica era fatta in casa, cioè era fatta su misura, come le cartucce Creative Vision, ma più lunga. E all'interno aveva un programma ROM che era non era altro che un demo che tu inserivi la cartuccia sul computer, la mettevi in esposizione nei negozi, accendevi e ti faceva il casco rolling demo, cioè un demo con videate a rotazione, come se fosse. E tu potevi modificare le scritte e dire l'unica cartuccia su cui io sono riuscito a mettere le mani in prestito per fare questo lavoro conteneva all'interno delle scritte promozionali del negozio che l'aveva avuta in esposizione. Dunque, questi Ecco. della VCCS hanno fatto queste cartucce qui da dare ai negozi, che ovviamente magari la pagavano. E dunque tu vedevi dal mese prossimo corsi di informatica basic a partire da 100 marchi. Per dire, oppure noi vendiamo i migliori computer in città, Ah, VIC-20, quindi. Commodore, Texas Instruments, è tutto a rotazione. E tu potevi programmarti con la tastiera, decidevi che cosa mettere nei messaggi e dici: ma com'è possibile? Se Creative Vision non c'ha memoria, questa è una cartuccia. Quando spegni, perdi tutto. Dentro c'era una piccola memoria, dentro questa cartuccia, che memorizzava gli stati, però non era una memoria tipo oggi è facile con le memorie flash. Non serve chissà quale potenza per memorizzarla, era proprio una vera e propria EEPROM programmabile. E per programmare una EEPROM tu devi dare più voltaggio, più tensione rispetto a leggere una EEPROM. Dunque c'era all'interno un circuito che innalzava la C'era tensione proprio del studiato, segnale cioè, nel guarda. momento in cui. Quindi cosa c'era? Tutta una circuiteria che diceva quando tu vuoi memorizzare le scritte, tu ti chiedeva YA o NINE, dicevi YA, memorizza, e dunque lui alzava la tensione, scriveva in questa piccola memorietta di 2K. Dalla riaccensione successiva il messaggio era memorizzato. Quindi noi abbiamo fatto l'estrazione non solo del programma che gestiva il rolling demo, ma anche abbiamo letto il contenuto della Direttamente. memoria. Tutte e due insieme poi l'abbiamo messa in emulazione e alla fine l'abbiamo anche messa in Che queste cartucce figata, qua. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. è una roba favolosa. È veramente Il mio favolosa, amico che sì. l'aveva l'ha venduta il mese scorso. Lui è stato il più grosso collezionista di Pong al mondo, aveva una collezione di Pong Ma infinita, davvero? gestiva un sito internet che adesso non c'è più.
si chiamava Pong Picture Page. Dentro lui aveva 6.000 Pong, una cosa del genere. Lui è Così tanti ne tedesco. sono, cioè Lui è un è ragazzo devastante. tedesco, ha innamorato la Sardegna, viene ogni tanto E viene, ci devi portare troviamo. qualche Pong che gli è rimasto, Si così ce sta lo dà. Ecco. vendendo tutto. E lui aveva questa cartuccia qui, l'ha venduta a un mio amico, insomma, collezionisti ci conosciamo un po' tutti, un caro amico americano, gliel'ha venduta per 600 euro. Parlo di un mesetto fa, Addirittura. sì. Ma Cavolo. anzi, ti dico la verità, se io fossi stato ancora collezionando, forse gliene avrei date anche 1.000, perché è un pezzo unico. Di queste Vedi. cartucce se ne sono viste due. Una l'aveva comprata uno che poi non l'ha mai ricevuta perché era alle poste, chissà come è scomparsa. Certo. E l'altra ce l'aveva appunto Adrian, il mio caro amico, che invece poi alla fine l'ha venduta a questo amico E via. americano. Sì. E quindi insomma, dentro qui c'è Alla tutto, grande. c'è diciamo tutto lo scibile del Creative Vision, tranne il famoso tennis che è stato scoperto più tardi. Perfetto. Vediamo un po' di. Ecco, cosa possiamo, secondo Non te, cosa so. possiamo Allora, guarda, vedere? io ti metto a scegliere. Questa è una specie di battaglia navale, un giochino abbastanza semplice. Ok. Questo è un flipper. Beh, allora, Questo. lo vediamo il flipper, Cioè. che tutti, insomma, sono abituati al pinball famoso di Windows, a quelli per Commodore 64, vediamo un pochettino. Ha sistemato gli switch. Esatto, nella combinazione. Spero di non aver sbagliato combinazione, magari l'ho messa a testa in giù. Vediamo cosa succede. Ah, aspetta, questa cartuccia di trasformatore. Quindi vediamo tutte le fasi dell'incasinamento, Vediamo perfetto. un po'. Accendiamo. Vedi che ho E sbagliato. invece, aspetta, aspetta, è Donkey Kong, la versione Ah, Donkey Kong ok. per Creative Il Vision. switch. Allora, questo è il primo Donkey Kong ritirato dal mercato, in cui il gorillone effettivamente sembra un po' Donkey. Quando si gira di lato sembra Donkey. Sì, Guarda, sembra Donkey esatto. Kong. Loro volevano fare un carcerato, però era chiaramente una riproduzione del... Allora, cosa Ma c'hai i importante, baffi anche quel Mario lì? non credo. Lui è un poliziotto, c'ho un manganello in Sì, ma mano. scusa, non ha, guarda, C'ho un sembra che abbia i manganello. baffi però. Un Bah, po' in sì, qualche un po' sì, modo un potrebbe, po', ma chi lo certo. sa. È carino il livello dopo, invece, ci sono i vortici che gironzolano, mentre in Mario ci sono le fiammelle che vanno sulle Sì, scale. Qua ci sono dei esatto. vortici. La cosa che volevo dire del Creative Vision è questa: quando si accende il Creative Vision, e questo vale anche per gli emulatori, importantissimo, uno dice: ma come cavolo si fa a far partire la partita? Questa roba fa tutto da solo. Creative Vision funziona così: all'accensione ti mostra la modalità demo, fa la musichetta e poi Ok. parte il demo. Tutti i giochi sono così. Per giocare devi premere il tasto reset che si trova sulla Che andiamo console, a che è anche vedere? sul MAME il tasto reset è emulato, sarà sul tasto F3. Certo, Nel mio certo. emulatore, per esempio, mi fa è il tasto Per F3. me io l'ho messo Quindi tu ESC. premi reset Ok, e lui quindi. Ok. va e si ferma. Ma non è fermo, vedi che c'è un po' di Sì. animazione. Questa è la modalità selezione gioco. Adesso tu, usando i tasti di sparo del Fammi joystick, vedere, aspetta, ce ne li sono due, vediamo. uno a destra e uno a sinistra, sono uguali. Ok. Su uno dei due joystick, non conta quale. Tu adesso riprendi lo schermo. Allora. Guarda, qua c'è scritto 01. Questa è la modalità di gioco selezionata al momento. Io ogni Ok. volta che premo il tasto cambia la Ok. modalità. Vedi, se parto in modalità 3, lui addirittura mi fa partire dal livello dopo. Ok. 4, vedi? Certo. 5, 6, 7, 8, 9. Questo c'è 16 modalità di gioco. Poi sono più Guarda. facili, più difficili per un giocatore, Comunque, per due giocatori. Vedi, ce ne alcune sono c'hanno due comunque, esatto, ce ne giocatori. sono 16. Per Esatto. questo almeno, E alcuni poi sono ritorna 30 e uno. passo. Per iniziare la partita, come abbiamo detto, devi premere un qualunque tasto sulla tastiera. Dunque, tu usi i tasti di sparo per selezionare, poi premi dove cavolo ti pare Ok, infatti ed è sta... iniziata la partita. Il nostro gorilla sale. E vediamo se Luca è in forma un attimino per farsi vedere almeno. Io questo gioco non sono bravo per niente. Ah, io in quello il Donkey Kong normale ero bravo, la verità. Eh sì, quando si gira è proprio una copia del gorilla. Quindi questa copia è stata ulteriormente modificata con un carcerato Il diverso. gorilla è stato tolto. Io lo chiamo gorilla, ma Sì. in effetti Ma aspetta, hai la... Ah, è vedi, sta sale. È carino salendo. perché il palazzo è Sì, sempre lo stesso, no? È molto esatto. Ma simpatico. guarda che non è male. Coloratissimo, carino. Devo dire Qua che ci la Creative sono Vision faceva le cose belline. i vortici. E poi, ovviamente, questo è il classico secondo schema di Donkey Kong. Certo. Non so se avete notato, Mario, da dove inizia? Da destra o da sinistra? Il Mario, il poliziotto, inizia da destra in basso. Sì. E invece in Donkey È Kong normale, da vero. dove inizia? Da sinistra. Certo. Questo è legato sicuramente un po' al fatto che lo schermo non è altrettanto alto come invece sarebbe il Donkey Kong di sala giochi. Comunque, sei sicuro che questo sia il livello 2 normale di Donkey Kong? Questo è il livello Oh, 4. ca, si è abbassata la. Vabbè. Ascolta, l'altra versione ce l'hai?
Certo. Vediamo l'altra versione per vedere le differenze. Adesso sono curioso. Io ho messo ovviamente il micro switch a testa in giù, per questo mi ha fregato. Allora. Allora, l'altra release dovrebbe essere invece esattamente al contrario tutto. Dovrebbe essere questa. Se sbaglio lo switch, poi lo rimettiamo. Chiaro. Solito procedimento. Eccolo Eccolo qua l'altro e vedete che non è più, diciamo, forma di gorilla, ma più forma... Vabbè. qua. E c'è la palla al piede. Esatto, c'è la palla al piede. Quando si Ed è gira è magrolino. magro e cambia completamente. Perché comunque è sempre per una questione di copyright. Io non lo so, sarà successo qualcosa, non penso che questi decidano, ma Beh, per cambiamo. forza, Sicuramente per forza. qualcuno gliel'ha detto. Questa differenza della grafica si riflette anche nella scatola. Quindi nelle scatole, proprio lo Tutto era proprio diverso, screenshot, vedete tranne com'era. che ci sono delle scatole tipo quella giapponese, nella scatola c'è il marrone, il gioco in realtà c'era il bianco. Ho Però siccome a capito. volte loro riusavano avanzi di magazzino, magari ti capita che tu magari c'è la scatola col bianco e dentro la ROM. Quindi Certo. finché non lo provi effettivamente con la console, non riesci mai a sapere se effettivamente è quello che c'è Chiaro, dentro. Quindi chiaro. quello che dico sempre, mandami una foto del gioco, non della scatola, ma prova ad accenderla, Del gioco fammi vedere che c'è direttamente, dentro. Perché chiaro. sai, è interessante, siccome è così difficile reperire informazioni, se magari come dire, la sorpresa viene fuori da dietro l'angolo inaspettatamente. Chiaro. Quindi è importante, insomma, che almeno per quel che riguarda la mia ricerca, per me è importante. Beh, ma scherzi. Ascolta, Mi date Luca, questo pinball? vediamo questo pinball. Vediamo Pinball di aspetta. identificare. Allora, gli switch vanno messi a Aspetta testa. un attimino, dov'è lo switch? Allora, i switch qua Eccolo qua. dicono, eccolo qua, l'ultimo, devi sollevare l'ultimo. Questo. Dovrebbe essere Allora, giusto. questo a testa in giù. Andiamo a vedere. Eccolo qui il pinball. E per il tempo, secondo me, la grafica è bella. No, Cioè, bello. è proprio bello. Vedete come sopra, tasto reset, andiamo in modalità selezione. Chiaro. Facciamo partire la partita. E qua puoi giocare. Sì. Qui mi pare che i due tasti destro e sinistro effettivamente ti dimostra che i due tasti non sono lo stesso Fammi tasto, ma sono vedere. due tasti proprio Due tasti diversi. diversi, perché Sì, ognuno sì. dei due controlla la Esatto. Quindi sono barra di programmabili questo qua. separatamente, certo. Che al tempo, a me, sai cosa piace pensare? Eravamo tutti abituati a mettere la mondettina a giocare nei bar o nelle sale giochi. Al tempo avere la possibilità di giocare a flipper a casa Eh beh. era una cosa fuori dal normale. Però adesso ci sembra una cosa normalissima. È Anzi, vero. la nuova gioventù manco li guarda questi giochi. Questo gioco appartiene alla seconda ondata di giochi delle Creative Vision. I giochi di Creative Vision sono usciti, diciamo, in tre ondate diverse. I primi giochi sono usciti tutti nell'81 al momento del lancio della console e sono il Pac-Man, ovviamente, Certo. altri giochini tipo il gioco del Tank Attack ed erano più o meno quasi tutte imitazioni di giochi già esistenti. Per cui Ok. ovviamente il famoso Pac-Man, ma anche il Defender, Vediamo. per esempio, c'è il Defender per Creative Vision ed appartiene alla prima ondata. Il Certo. Donkey Kong e il Pinball appartengono alla seconda ondata. Alla Quindi deve seconda, essere che già ok. avevano fatto un bel po' di vendite e hanno detto, beh, e quindi sono usciti nella prima ondata, mi pare 7-8 giochi nella prima ondata. Nella seconda ondata, nell'82 più o meno, sono usciti altri 3-4 giochi. Una terza ondata nell'83 e sono i giochi che oggi sono considerati più rari. Locomotive, che sarebbe il Burger Time, Certo. Chopper Rescue, che sarebbe lo Zaxxon. E poi, Zaxxon, sì, il Music bellissimo. Maker, quello di musica, questi tre sono il Ok. calcio, è uscito, che è molto Ma qua carino. non ce l'ha il calcio? Beh, sono tutti nella cartuccia, li possiamo provare tutti se vuoi. Guarda, Sono vediamo un tutti. calcio. Ah. Vediamo un... sì. E poi l'ultimissimo, il famoso Stone Age, che sarebbe il Pengo. E quello è l'ultimo gioco uscito che è stato Proprio così come... difficile da trovare. Perfetto. No, mettiamo il Allora, calcio. vediamo com'era il calcio perché molti di noi sono abituati comunque alle grafiche Commodore 64 perché il calcio Questo è per precedente. antonomasia, Questa è roba però più vecchia. esatto, almeno per me è partito da lì. Vediamo questo Tu devi calcio qui. E confrontare Creative Vision con quello che c'era al tempo e beh, secondo me potrebbe certo. forse Beh, risolverlo meglio. al tempo c'era l'Atari 2006, quindi Esatto, se tu cosa lo vuoi? confronti i Nettamente giochi per la superiore. guarda, a scorrimento verticale. Vedi? Però ci sono già, vedi che c'è un movimento. Secondo me comunque per il tempo è fatto, non è fatto per niente male. Si vede che sfarfallano i giocatori, Eh scompaiono. sì. Allora, questa è una limitazione hardware Vedi? del processore video, che è lo stesso dell'MSX e del ColecoVision. Non ci possono essere più di 4 sprite sulla stessa linea orizzontale. Eccola, e quindi era Siccome gli impossibile sprite giocare. sono monocromatici, ognuno di questi è fatto da due sprite. Uno è la maglia e l'altro invece è il corpo, Certo. giallo e blu oppure rosso e blu. Quindi già se tu hai due omini, uno a fianco all'altro, sono già 4 sprite. E se Chiaro. compare un terzo omino a fianco,
proprio non compare, non viene visualizzato. Questo è molto evidente quando usi il programma diagnostico che ti testa le modalità video, ti fa anche la prova degli sprite, ti mette quattro sprite uno sull'altro, ne fa salire un quinto, deve scomparire e ricomparire quando supera il filotto. Effettivamente questo succede. Se Certo, succede come? questo, vuol dire che il chip video sta perfettamente funzionando nella gestione degli sprite. Quello è Chiaro. uno dei test Però video guarda per che diagnostico. strano, guarda, No, è allucinante. molto carino. Io volevo Shadow of the C'è Beast, l'orologio che Roberto. gira, la Coppa del Mondo, eccetera. Sì. Molto, molto simpatico questo, molto Dobbiamo simpatico. sempre pensare, ricordiamolo, che al tempo questo era il massimo della tecnologia. Cioè, per la gente riuscire a comandare con un joystick sulla televisione dei giocatori era il massimo del massimo. Questo Il bello del gioco retro game è generato. quello, cioè portarsi veramente con la mente in quel periodo. Vediamo adesso cos'altro. Beh, minimo il tennis lo dobbiamo vedere perché. Tennis, possiamo Vediamo vedere quello Coca-Cola Coca-Cola. famoso col tentativo di Aspetta, mezzo se non fallito. sbaglio gli switch. Allora, qua siamo partiti da soccer. Ok, quindi va messa così. Allora, tennis Coca-Cola, dobbiamo sollevare questo. Ok. Ecco qua il tennis. Anche Una qui. curiosità, si vede meglio o peggio secondo voi le retro console nelle TV di ultima generazione? È meglio collegarle al vecchio tubo catodico? È una chiacchierata che ci siamo fatti con Luca proprio oggi. Fondamentalmente ci sono diciamo, i puristi che assolutamente se tu al tempo lo utilizzavi con un tubo catodico, tuttora devi giocarci col tubo catodico, nel senso ti medesimi di più. Ma fondamentalmente se vuoi giocare un gioco, io l'ho giocato a Super Super Mario Mario. su un 16 noni, non so se fosse di 50 pollici, e mi sono divertito tantissimo lo stesso. Cioè, è chiaro però che si vede meglio su un tubo catodico per il quale è Certo. stato fatto, è normale. Perché non vedi tutte queste scale fatture, questi Esatto. pixel qua grossi, che magari sono anche brutti da vedere. Il tubo catodico ti dà quell'immagine Esatto, ammorbidita, è no? chiaro che Che è è meravigliosa. molto meglio la grafica Certo. in un tubo catodico, Certo. però diciamo che io non sono così proprio schizzinoso. A me basta giocarci Ah, se e devo stiamo portare bene. il tubo catodico da una parte all'altra, insomma, Esatto, me ne scendo due diventa braccia. Una cosa va detta, pesante. importante: molte volte con la storia dei retro game, con gli acquisti su internet, molti ti dicono: non te lo so dire se funziona, perché non c'ho il televisore a tubo catodico per provarlo, e quindi io, secondo me funziona, però il rischio è tuo. Guardate che gli schermi LCD funzionano, cioè le retro console, anche i Pong, funzionano benissimo anche sugli LCD. Cioè non è che puoi trovare uno la Chiaramente spunta sul televisore, non sul sul monitor. televisore, su Certo. qualunque TV, tanto basta che abbia una E sintonizzazione, basta, un esatto. sintonizzatore analogico, quindi i televisori ancora ce l'hanno tutti, Quindi lo per puoi cui questa vedere. scusa del non c'ho il televisore adatto è proprio una scusa. Senti Luca, come stavamo dicendo prima, questo può essere utile perché a me è capitato. Nel momento in cui io ho un Pong, vado a sintonizzarlo, vedo che lo sta per sintonizzare, poi però non riesce a sintonizzarlo. Quello è un problema del gioco oppure potrebbe essere un problema di cavo semplicemente? Potrebbe essere un problema di cavo, potrebbe essere un problema di cavo, potrebbe essere un problema del modulatore RF. Ovviamente il segnale all'interno del computer è creato in versione digitale, processore, CPU, RAM e tutto il resto, e quindi all'interno c'è un modulatore RF che non fa altro che modulare il Certo. segnale in analogico per farlo uscire fuori. E quelle volte si rompe. Comunque il Creative Vision, per esempio, è facilissimo realizzare un'uscita video composita alla pari di quello del Commodore 64, del Mega Drive, eccetera. 64 ce l'aveva già nativo, anche il Mega Drive è uguale. È molto semplice. Sul mio sito c'è un piccolo tutorial dove ci sono le quattro varianti della PCB del Creative Vision, e in base alle quattro varianti, in base a che scheda madre tu trovi all'interno quando lo apri, ti indico quali sono i punti dove fare le saldature. Quindi tu fai Ah, la saldatura lì, metti il bene. filo fuori ed esci in uscita composita, per cui la sintonizzazione non è più un problema. A quel punto Il sì. modulatore video, se è rotto, chi se ne frega perché non lo usi, e dunque tu vai direttamente col segnale che esce erogato dal chip video direttamente, il segnale che viene erogato dal chip audio, li fai uscire direttamente, li collega al TV al classico spinotto giallo e bianco, quindi uno Perfetto, e video e quindi l'altro audio, risolvi. e lo risolvi così, se il modulatore RF è danneggiato. Il modulatore RF è lo stesso dell'Intellivision. Magari ti recuperi un Intellivision al mercatino, se lo trovi a 10 euro, ti prendi, cannibalizzi il modulatore RF, lo piazzi, sono assolutamente uguali. I Perfetto. modulatori RF hanno tutti quanti, ognuno sono tratti su una certa frequenza. Di solito, non so, il canale 36, non mi ricordo come sia canale, o canale 3, canale 4, quello che è. Per cui se ti funzionava sull'Intellivision, ti funziona qua ed è lo stesso canale.
Direttamente. Sì, Roberto, il Pong te lo do da testarlo, poi me lo ridai però. Comunque, figurati, Francesco, anzi, queste sono le domande costruttive. Questo secondo me è uno dei giochi più belli. Questo è ovviamente il Burger Time. Aspetta, questo è il Burger Time perché è il problema Che dell'audio. si chiama Locomotive. Quindi anziché tirare giù i panini, Eh? ti crei la locomotiva per poi passare al livello Avvicinati qua, successivo. avviciniamoci. Ah, Anche qui vedi? ci sono diverse modalità di gioco: 1, 2 giocatori, 4 giocatori, Vieni. eccetera. Dai, facciamo partire, No, vediamo. avvicinati qua perché altrimenti non si sente l'audio. Vorrei mi sentire. Guarda, io c'ho il meccanico, guarda, c'ho in mano una chiave inglese. Esatto. I vari pezzi che è un po' difficile da controllare. Adesso ho tirato giù un pezzo di treno. I nemici sono, guarda, degli oggettini tipo, non so, il Sì. martello. Ah, vedi, tu passi sopra. Ok, Come Burger Time. sì. E pian piano componi il treno. Cioè, si dovevano, guarda. E come nel Burger Time tu c'hai il pepe per congelare i tuoi nemici, Certo. qui c'hai invece delle fiaschette d'olio. Chiaro. Però posso dirti una cosa che ho notato. Allora, ma esiste un gioco solo perché, nel senso che loro hanno, non potendo utilizzare i giochi, diciamo, che erano più diffusi per una questione di copyright anche, ma ne hanno creato qualcuno da zero? Beh, il calcio per esempio È una cosa è loro? una roba loro, perché se Ok. guardi il calcio del tempo, che era quello dell'Intellivision, che era uno dei più divertenti, perché l'Intellivision era tutto specializzato in giochi sportivi, Esatto, no? esatto. Se tu lo confronti, insomma, è un'altra cosa. Quello ha lo schermo che non è a scorrimento e così Pensa via. che io ho un Intellivision col calcio, ancora lo devo Addirittura. testare. Andiamo bene. Bellissimo anche questo. Questo è molto bello. Non vi faccio. C'è anche una versione di Zaxxon che però è molto bruttina, a me non piace molto. No, però aspetta, mettiamola Dimmi, perché Massimo vuoi Spiga vedere? è un appassionato di Zaxxon e quindi, insomma. Vediamolo. Questo qua. E siccome lo ero anch'io, a Questo me piaceva tantissimo Zaxxon. era il gioco più costoso quando era uscito. Zaxxon, Perché questo come questo si qua? chiama? Perché Chopper Rescue, quindi guidi un elicottero. E torniamo al discorso di prima, quando ti ho detto, vedi che il Mario non comincia in basso a sinistra, ma in basso a destra. Sì. Quindi al contrario. E tu vedrai che qui lo Zaxxon. Ah, non è da sinistra a destra, ma da destra a sinistra. Che Sì. non me lo immagino, non me lo Adesso lo immagino. vedi? Ah, vedi. È strano l'idea di giocare a destra e a Guarda, sinistra, perché tutti partivano a sinistra e a destra prima. io questa domanda me la sono fatta Eccolo diverse qua. volte, del perché in alcuni giochi della videotecnologia, anzi, e non solo i giochi dei creative visual, ma anche gli schiacciapensieri della videotecnologia, a volte sono al contrario. E ho pensato, forse perché in Cina magari, perché scrivono da sinistra a destra, da destra a sinistra. E Ah, quindi proprio. magari per loro era più naturale farlo al contrario. È un Hai po' strano, ragione. perché questo essendo un clone di, o forse era un modo per diversificarlo. Allora, Chiaro. il gioco a me non piace molto, perché non è un gioco in cui spari, in cui c'hai E nemici allora o che devi fare se altro. vuole Devi evitare? evitare i gabbiani, questi, devi evitare i palazzi, qui sei in mezzo al mare, devi salvare delle persone, dunque ci sono ogni tanto degli omini da salvare, tu ti abbassi, li salvi e li porti allo stage successivo. Ma di difficile c'è Non c'è molto poco. assolutamente C'è molto niente. poco. Ed era il più costoso questo. Perché la EEPROM era da 18 kB, quindi i giochi normalmente erano da 4, 6, 8, questo aveva più ROM, questo c'ha all'interno 3 EEPROM E quindi di e quindi e conseguenza costava costava di di più, più. e costava di più. Era molto più caro. Oggi Ma ovviamente è uno dei giochi più posso chiederti ricercati. una cosa? Un gioco Dimmi. del genere a suo tempo, Piccoli rapporta omini, quanto guarda, andate a costava? Ah, salvare eccoli, il sì. villaggetto, guarda, Sì. l'isoletta. Quindi tu dovevi passarci sopra e li prendevi Sì, praticamente. sì. Ho capito. Quanto costava al tempo un gioco del genere? Tu ricordi in lire? Mi pare sulle 75.000 lire. 75.000 75. Sì, lire? da listino Cioè, sul listino che c'è come su. 50, 150 euro oggi? Eh Sono sì. Dentro c'ho. di più. Dunque, se tu guardi l'annuario videogiochi della Jackson, l'annuario 83, l'annuario 84, c'è tutto il parco software Zanussi del Creative In Vision e quelle quello riviste complete. del. Perché voi dovete sapere che Luca Antignano ha, ti prego, dillo tu, No, vabbè, ma completa dal numero uno all'ultimo, ho tanti amici che ce l'hanno, la collezione di videogiochi Jackson. tutte. Non sono l'unico. Vediamo un pochino. Vediamone almeno un altro. Ma in effetti io la cosa che avrei avuto piacere fare è una partita a Sonic Invader con te, mi farebbe molto piacere. Ma io, vabbè, vi è male, uno deve tenere. Gioca tu, E metti vabbè, Sonic Invaders vabbè, vabbè. invece. Ah, bellissimo Sonic Invader Sonic l'abbiamo già Invaders. visto. Sì. Mettiamo Stone Age, che invece è l'ultimo gioco uscito per Creative Vision, quello più raro in assoluto, quello di cui dicevo non ho mai visto Ah, la sì. copertina, ed è un È Pengo. l'ultimo? È l'ultimo gioco Beh, quindi uscito. la grafica. Vediamo, sono curioso di vedere se hanno curato qualcosa di particolare. Qui si Beh, genera.
si genera casualmente il tra virgolette labirinto. Aspetta, si chiama Stone Age, l'età della pietra. Nella copertina finlandese, che comunque poi penso che sia quella anche del gioco vero, c'è un, però, un grosso dinosauro. Guarda com'è più curata la grafica. Questo è il tuo omino carino, sì. E ci sono i dinosauri e tu gli tiri i sassi, esattamente come in Pengo, c'hai i blocchi, esatto, di ghiaccio. Sì, 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 vedi? Uguale. Eccolo lì. È molto simpatico. Sì, ma è anche bellino, questo, ripeto. Questo è il numero di dinosauri da fare fuori per cambiare livello, cioè qua. E quindi ne avevi da giocare. Quattro modalità. Sì. Tra un giocatore e due giocatori, facile e difficile, mi pare che siano quattro. Siccome questo gioco per tanti anni si diceva che fosse uscito, addirittura anche su Videogiochi Jackson era pubblicizzato, diceva sta per uscire un gioco che si chiama, non era neanche, si chiama Barbarian, secondo, cioè la Videotecnologia aveva detto alla Zanussi l'anno prossimo facciamo uscire un gioco che si chiama Barbarian, iniziate già a pubblicizzarlo sulle riviste. Quindi si doveva chiamare Barbarian il gioco, poi l'hanno chiamato Stone Age. Okay. E tutti pensavano chissà cosa sarà, sarà un gioco tipo BC per esempio. Cioè, esatto. E quindi anche io per tanti anni, fino a quando effettivamente non sono riuscito ad avere la cartuccia in prestito per poterne tirare fuori il contenuto, mi sono sempre chiesto ma che cavolo sarà questo gioco? Dal nome ovviamente non si sa nulla. E poi era un Pengo. Esatto, che poi dice è un Skyforce in chiave retro, insomma, dice Francesco Carangiu. Skyforce tu l'hai conosciuto? No. Sinceramente Francesco non lo conosco neanche io, scusa la mia ignoranza. Vi faccio vedere un altro gioco. Ma chiaramente dopo andrò a guardarlo perché la curiosità mi ucciderebbe. Allora, questo è un altro gioco. Anzi, Francesco, scusa, posta una foto, un gameplay di Skyforce. Fai la cortesia sul gruppo, così lo vediamo tutti. Questo stai mettendo? Mouse Puzzle. Questo è anche lui un'imitazione di qualcosa. Questo è l'imitazione di Happy Trails per il television. Sì, vedi com'era fatto? Sì, 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 sì. C'è il topolino che scappa. Esatto. Il gatto che e tu devi formare il percorso. Devi formare il percorso prima che finisca, esatto, nel vuoto, vedi? Beh, questo è bellino però, Simpatico. Eh sì. Quindi anche questo è imitazione di qualcosa. Chiaro, erano tutte, guarda, quasi alla fine. Quasi tutti imitazioni di. Ma la cosa bella, sai qual è questa console? Che hanno cercato di camuffare, si vede che erano disperati, hanno dovuto trovare un'alternativa all'originale, cambiando piccole cose, come ti ripeto il carcerato al posto del... Esatto. E certe volte anche più volte. Questa anche lui è la versione Creative Vision del Tank per Atari 2006. Sì. Qui c'erano solo i due carri armati, poi ti mettono anche lo sfondo, il ponte per passare da una parte all'altra... E cioè insomma c'è tanta, certo. Qui puoi mettere le mine per esempio, questo è uno dei giochi in cui effettivamente usando le plastichine sui joystick c'è un tasto in particolare che lascia una mina ovviamente invisibile perché siccome si gioca in due se non l'altro non vede dove è piazzata. Uh-huh. Dunque effettivamente è uno dei pochi giochi in cui i tasti sulla tastiera servono effettivamente a qualcosa oltre che a far iniziare la partita. Certo. Li usi durante senza farti vedere, premi il tasto, piazzi la mina e poi speri che il tuo nemico ci passi sopra e gli togli, certo, gli togli, certo. Quindi questo molto, è molto interessante. Questo è un bel gameplay. No, ma questo è bello, sì. Pari, metti le mine. Ma ti ripeto, ma è anche curato, diciamo, nella grafica. Per il tempo con queste ombre e cose del genere attiravano molto. Io mi ricordo che guardavo questo tentativo 3D ogni volta che c'era. E adesso mettiamo l'ultima cosa. Il videotest. Il test della tastiera. Esatto, così. Così sai cosa faccio? Siccome io questa te la lascio. Così tu alle prossime manifestazioni di videocomputing la puoi portare, la puoi perfetto, è certo, a me è certo. Mi fa molto piacere. Mi voglio assicurare che funzioni bene. La modalità test tastiera c'ha due modalità test. Premendo reset passa da una modalità all'altra. Qui lo schermo è vuoto. Ok. Se premo reset lo schermo diventa pieno. Ok, quindi già ti fa vedere che il tasto reset funziona. In effetti cosa succede qui? Quando tu muovi il joystick... Aspetta, lui sta muovendo il joystick. Guarda, scompaiono di volta in volta... Esatto, che io sto premendo. Perfetto. Così vale anche sulla è un test 1, perfetto. 2, 3. La tastiera vedo che funziona. Proviamo un po' le varie file. Beh, certo che se uno che ha un Creative Vision ha questo tester, non deve ogni volta mettere un gioco per provare ogni tasto. Certo, questo è perfetto. Però se c'è il gioco del tempo, un po' con tutti i giochi riesci comunque a provare tutto. Ah, anche i tasti di sparo, ovviamente, vedi? Chiaro, tasti di sparo che sono quelli, ok, perfetto. Il secondo tasto di sparo è condiviso con un tasto della tastiera. Io mi avvicino per l'audio. Per ma l'audio. Esatto. Se ripremo reset invece va nella attimo. Seconda modalità test in cui lo schermo è vuoto e sono io a ricostruirlo. Ma ah, questo è perfetto. Ah, benissimo. Sì,
Chiaro, e così puoi avere, una volta che lo ricostruisci, sai che la tastiera funziona Esatto, perfettamente. digiti valida, mi sa che si è impallato, facciamo ripartire. Vabbè, si impallavano le cose prima. E Vedi, si impallano ancora. quante volte mette? Esatto. Vedi? E poi ti ricostruisci la tastiera. E Perfetto, perfetto, perfetto. così via. Bellissimo. Questa è molto utile. Ah sì, Francesco Caraggio mi dice che il famoso Skyforce era praticamente lo Zaxxon. Ah, ok. Ok, quello con l'elico, sai che forse, Francesco, mi stai riportando alla memoria, però pubblica comunque il gameplay. Cioè, così lo vediamo. Cos'altro ti faccio vedere il basic e poi magari chiudiamo perché più o Sì, meno abbiamo visto un po' tutto. chiaro. Non... Ecco qua. Basic ce ne sono quattro versioni diverse, revisioni con piccole Sì, no, sono curioso di ottimizzazioni. vedere proprio la schermata del Basic. Vediamolo un attimino. Vediamo se non ho sbagliato, eccolo qua. Questa è la Ah. prima versione, 82, poi c'è un'altra di 83, un'altra ancora. Partiva come il DOS di un tempo, insomma. È il basic classico, 10 Sì, 10 print virgolette. Ciao, virgolette, 20 esatto. goto 10. Con questa tastiera è terribile. Sì, ma infatti, ragazzi, si programmava con questo, eh. Mica scrivevi velocissimamente. Infatti, cioè, scrivevi la prima riga, la seconda, e poi avevi finito di programmare perché ti eri già stancato. Print Retro Game Sardegna, questa è una gran cosa, grande Luca. Gotto 10. Erano uguali proprio, Sì. Ci sono dei comandi molto no? carini. Grazie Francesco per il link. Run. Eccolo qui, signori, siamo su. Però questo avete visto in anteprima un programma in Basic con la Creative Questo basic Vision. Sì, il c'ha. problema era la tastiera La comunque. tastiera è terrificante, ci Sì, vuole sì, quella sì. gommata opzionale. Assolutamente. La cosa. Il basic è molto lento, praticamente esegue un comando per ogni ciclo di refresh dello schermo, quindi siccome è PAL, 50 refresh al secondo, 50 comandi al secondo, non è niente, molto molto lento. La cosa bella di questo basic è che aveva quei 3-4 comandi che io su 64 avrei sempre voluto avere, ma non c'erano. Ovvero? Per ridefinire i caratteri grafici, tu con un comando char, numero dei caratteri, Non me lo dire. bb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 b
esatto. La musica, il comando, mi pare che sia play, o play o music, non mi ricordo, e metti la nota, tac, ti fa la nota. Invece il 64 dovevi programmarti la porta. Certo, certo. Era tutto anche lì un era più come il GV Basic, diciamo, esatto, da quel punto di vista. E gli mancano però, poi ti ripeto, la gestione degli sprite, che non c'è, tante cose che non ci sono, la memoria è molto poca, se devi fare una matrice non può avere più di 256 elementi e così via, cioè c'ha molte limitazioni e poi è molto lento a eseguire. In effetti dice metti lo stop prima che vada in fumo, che qua sta elaborando troppo. Francesco, va bene. Benissimo, Luca, guarda, è stata veramente interessante, no, perché anche vederla era una curiosità che insomma un po' di gente mi aveva anche chiesto, perché ne abbiamo tanto parlato e devo dire che non mi ha per niente deluso, eh. Era una console veramente veramente bella per i tempi, una grafica tutto sommato, ripeto, all'avanguardia al tempo. Aspetta, cosa facciamo? Mettiamo... qua stiamo caricando un'ultima cosa, Se mettiamo il Pac-Man, fatemi vedere il, beh, il Pac-Man, eccolo qua, allora. Anche il Cubasic, Roberto, sì, questo e questo su. Pronti il Pac-Man? Aspetta, prima versione o versione... Beh, primissima. Allora, questa è la prima versione. In cui ci sono i fantasmi... Ah, guarda, è curiosa. No, è anche come si presenta, che a lati aveva tutta... I disegni sono particolari. Qui il fantasma è incazzato, c'ha gli occhi cattivi. E Pac-Man che triste, che scappa via. Qui invece il fantasma triste, che sta scappando... Che ti fa capire, esatto, che le cose possono cambiare. Esatto, quindi vedi che è, vabbè, scusami, è curioso. Scusate ragazzi, il fantasma con gli occhiali è una figata. La cosa strana è che mangia le carote. Queste, queste sono rimaste nella versione con la gallina. Le carote sono Una cosa gallina. Ma ce l'hai la versione con la gallina? Sì. Dice, dice, ma no, che domani? È quella più comune, è quella con la gallina. Certo. Allora, sì, Francesco, è che non lo possiamo guardare in diretta, quindi più tardi vediamo il link appena chiudiamo la diretta. E poi ti faremo sapere. Vedi. Questo invece è il Pac-Man. Gallina e volpe. È il Pac-Man che sta seminando puntini. Allora, ecco, ricordiamo per chi magari non si ricorda dalla scorsa diretta,
che questo era stato fatto sempre per questioni di copyright. Come è uscito quel Pac-Man di prima, subito chiaramente ci sono stati i tentativi, le minacce di denuncia, e quindi hanno creato questo che era un Pac-Man alternativo, ovvero al contrario, anziché mangiare i puntini, li seminava. Hanno messo la gallina perché quelle rappresentano le uova. A due giocatori, se mi ricordo qual No, è, ma io tanto non. ma guarda, tanto per farla vedere, punto. Allora, modalità due giocatori Pac-Man, che infatti, ma eccolo lì, vedi? Oh, ti potevi davvero divertire. Tutte queste modalità, cioè ci sono giochi che hanno 32 modalità di gioco, incredibile. Quindi così in famiglia non si bisticciava. Ah, guarda che cosa strana. Cosa è successo? Siccome questo, per esempio, io, vabbè, non mi ricordavo. Siccome la pillola l'ha presa la gallina gialla, è Eh? solo lei che può mangiare i fantasmi. L'altra Ah. gallina, se non piglia la pillola anche lei, non può mangiarli. Eccolo lì. N non Erano funziona. due giocatori ma con funzioni Non devo fare. E separate. poi l'altra cosa è guarda, se Se ti sbatto, scontri, non puoi andare avanti. ah, eccolo lì, si blocca. Si bloccano uno sull'altro. E quindi anche questo fa parte del gameplay. E beh, Se tu sei in certo. modalità versus, ognuno con il suo giocatore, hai interesse a bloccare l'altro. Magari lui Certo. viene inseguito, tu lo blocchi e Bellissimo, lo frega. lo freghi. Quindi, strategia. Oh, non male davvero. Grazie, Luca. È Niente, figurati. stata davvero una bella chiacchierata. Mi ha fatto piacere. Bene, a questo punto vi ringraziamo, Mettiamo la porta. mettiamo la porta, bene, in penombra, perfetto, Cioè. così mi vedo pochissimo. Vi ringraziamo Grazie, e ringraziamo soprattutto Luca Massi. che ci ha ospitato già per la seconda No. volta. Grazie, Massi, che è sempre un compagno d'eccezione. Mitico. E poi adesso partirà di nuovo in Australia e ci rivedremo Mi quando raccomando, rientrerà. quando Ci rientro. comporteremo bene, quando rientrerà magari avremo noi delle console da farti vedere. Fate qualche manifestazione, No, no, ci qualche sono delle cose fiera. nell'aria, ci sono delle cose che vedremo Qua in Sardegna, magari siccome più c'è avanti. bisogno, ogni volta uno vuole farsi le manifestazioni, deve andare fuori, invece qua c'è Esatto, un bel bene. gruppo. Ragazzi, buon proseguimento a Ciao tutti. Ciao, ragazzi, grazie. ciao.